Oggi che facciamo? Marmellata di Di albicocche. albicocche, anche queste sono Sono i le nostri nostre. dall'albero. Tu all'inizio, di la verità, non la volevi fare. Non la volevo fare perché mi sembrava che erano pochi. Poi, e Invece invece. poi si sono maturate così bellissime, Bellissime, vanno fatte, no? E dai. allora queste non si possono conservare, si deve fare la marmellata. E oggi la facciamo e vi Va facciamo bene. vedere come si fa. Mi chiedo io scusa la pasta. Assistente, assistente pronto in azione. Ce ne vuole sciacquata solo così. Queste le abbiamo pesate 2 kg. e sono 2 kg. Gli diamo una bella sciacquata perché la nonna ha la fobia delle formiche. Abbiamo lottato in questi giorni contro le formiche. Perché vanno pure un all'albero nell'albero. Si arrampicano. Si arrampicano. Per farvi capire quante ne abbiamo, qua in frigo c'è una e due. E poi abbiamo tre e quattro. Quindi per forza andava fatta un po' di marmellata. Ora li asciughiamo un po', eh? Diamo una bella asciugatina. E allora li apriamo per curiosità se ci sono formiche. Per curiosità. No, così le tagliamo anche. Noi la buccia la lasciamo, vero? Sì. Sì, qualcuno la leva, ma secondo me la buccia invece c'ha sostanza. Cosa fanno con la buccia questa? Con la buccia, la nostra ricetta è con la Un buccia. tuo arance. Praticamente noi è da, quant'è? 2 settimane che andiamo avanti a albicocche. A colazione, a pranzo, a cena. E sono arrivate anche queste qui e le abbiamo detto, ci dobbiamo fare la marmellata. Perché erano troppo mature. E poi sono mature, per cui non ce la faremo, non ci sarebbero i tempi per mangiarle tutte. C'è formiche? No. Sembra andare tutto liscio. Sono così polpose, guarda. Così belle. Le abbiamo date anche alla Benedetta e hanno detto tutta la famiglia che così buone non le hanno mai mangiate. Hai visto? Che formica, guai a loro. Formiche qua non ce No, guarda belle. Ieri sera l'ho messo in balcone per stare belle fresche. n'è? Quindi le hai coccolate, le hai. Ho coccolato. Quindi diciamo innanzitutto che vanno scelte le albicocche belle mature. Matura, sì. Ci vogliono. E se non sono tanto mature, vanno lasciate un po' fuori, un po' al caldo. Tre Sì. giorni Così e poi si prende. stanno al caldo e si maturano prima. L'anno scorso l'avevamo fatta la marmellata di albicocche. Anche secondo me. Arancia e che specifico. Ma l'anno scorso albicocche ne ha fatto poche. E come mai quest'anno ha fatto quella? Eppure quando sono fioriti l'albero presto hanno avuto il tempo di legare e poi pioveva su. Non ne facciamo quest'anno. E invece l'hanno E fatto. invece ha fatto un'accelerata sul finale, ha fatto. La nonna è super fan delle sue albicocche. Ogni volta che la vede dice: guarda com'è bella questa, guarda com'è bella quell'altra. Perché sono tutte belle, Sì, ci sono venute veramente. squisite. E un albero ce l'avevamo pure da quest'altra parte, Una volta. erano bellissime, ma quante ne facevano? Si passava a passare come sono belle e non gliele dava. Ah sì? Come sono belle, come sono belle. Poi è seccato. No, ma secondo me è la terra nostra. La terra è Perché noi nostra. non abitiamo in Sicilia, perché tu sei siciliana, ma tanti pensano di No. abitare in Sicilia. Noi abitiamo in Toscana, ma comunque la terra è buona, eh. Quando noi abbiamo comprato questa terra, è passata una vecchietta. Dice, signora, dice, avete fatto un buon acquisto, ci sembrava che facevamo l'orto, no? Ah, ok. Dice, perché dice, io dice, quando ero giovane abbiamo preso questa terra e facevano tutta la roba Ah sì? buona. Sì, Ma tutta la roba buona. quindi prima della nostra casa c'era un orto qui. C'era, sì, lo coltivavano. Ah. No, quella vecchietta non l'ho vista più. Non l'hai vista più dopo. Era di passaggio, ma di dovere non lo Ah, so. cioè è venuta, ti ha detto sta cosa, è sparita. E poi è andata via, ma non l'ho vista più. Andiamo in cottura. Quindi, prima fase da sole, senza zucchero. Senza zucchero.
Quando posso un po' ci facciamo il mister. Il mister. Olè, ammanate. Qua ci vuole una cattiveria agonistica, eh. Io ti preparo gli strumenti, eh. Sì. Allora, mixer c'è. Prolunga c'è, te l'attacco, eh. Occhio che l'ultima volta ti sei tutta sporcata, eh? Andiamo col mixer. Guarda, sto già uscendo la cremina, eh? Eccola lì! Lo sapevo io! Vabbè, c'è stato un piccolo danno, ma... Però tu non ti sei sporcata. No. Meno male. Guarda che bello, bello. Ora gli diamo una cottura un po' a fuoco più alto. Pochino. E poi ci mettiamo il zucchero. Ok. Questo è compito da assistente. Allora. Abbiamo la bilancia. Lo zucchero dov'è? È là? Là. Là. Zucchero italiano. Mi devi dire le quantità. Allora, ci abbiamo 2 kg di albicocche. Quanto mettiamo di zucchero? Si dovrebbe mettere 1 kg, ma viene troppo dolce, no. Perché le albicocche sono dolcissime. Io metterei 700. Definitiva. 700. 700. Si fa cuocere un pochino. E poi se ci mette lo zucchero. Ok. Che dicono che viene più densa. Se aggiungiamo lo zucchero dopo. Quindi lo zucchero alla fin fine più o meno è a metà cottura. Sì, sì. Quindi per riepilogare, noi abbiamo 2 kg di albicocche e mettiamo 700 g di zucchero. Però lo zucchero è soggettivo. Perché questi sono troppo dolci. Sì, dipende dalla dolcezza delle albicocche e dipende anche dai vostri gusti. La nonna gli piacciono le cose belle zuccherate. E quindi andiamo aggressivi. Se voi la volete un pochino più light, più leggera, diciamo, potete fare anche 400-500 grammi di zucchero. Le pentole che non si attaccano. Antiaderenti. Antiaderenti. Ci vogliono le pentole. Queste sono della marca MC. Queste quanti anni hanno? Una ventina d'anni. No, anche 30 mi sa. Perché io ce l'avevo quando mi sono sposata. Poi abbiamo comprato quest'altra che era più moderna. Sta andando bene? Si sta fidando, sta cominciando a fidarsi dell'assistente. Vai, andiamo con lo zucchero. 700 grammi di zucchero. Quindi circa dopo 20-25 minuti a metà cottura, zucchero. Che ora in teoria si dovrebbe apprendere, no? Con lo zucchero ora. Certo. Quindi ora continuiamo a mescolare con fuoco alto finché non si stringe la marmellata. E dopo si abbassa il fuoco. Ok. Che sennò va tutto di fuori. Sì, non deve mai bollire, deve sobbollire, diciamo. Bollire. Qualche bollicina, ma piano, mai piano, piano. Che esploda tutto. Altra cosa soggettiva, noi abbiamo lasciato dentro un pochino di pezzi. Pezzettini di albicocca. Però è soggettivo, cioè se a voi non piacciono la potete frullare tutto interamente. Dipende da cosa preferite. Smette di fare, vai a prendere i barattolini. Vado a prendere i barattolini? Sì, quelle con goccio coperto. E l'assistente va a prendere i barattolini? Allora... Io direi 1, 2. Questi vanno bene? Dolcissime. Che non so. Mette questo prima. Sì, infatti un altro consiglio giusto è prendere, metterli in barattolini piccoli. Così che una volta che li aprite, più poco. In 2-3 giorni ve la mangiate senza che si perda niente. Allora, il giusto fuoco è questo quando fa le bollicine così. Sì. Quando è bella densa le vanno, che poi già intorsta. Intosta. Quindi adesso non resta altro che aspettare che si addensi e che scenda al livello. Com'è? Una dolcezza squisita.
per vedere il test se è pronta, come si fa? Si mette in un piattino. Ok. E vediamo se... Se si intosta, vero? Se si intosta. Ah, è quasi... Così, così. Ci siamo quasi. Com'è? È dolce e si sente il sapore dell'abricocco. Bene, perfetto. L'obiettivo era quello. Mai come questa volta è pronta ad occhio. Ad occhio. Cioè bisogna proprio guardare quando il livello scende, quando è più densa e ci siamo. Alla fin fine la durata totale è un'oretta di cottura. Che bella, guarda. Pronti, ci siamo. Allora adesso va messa bella calda nel vetro. Nelle barattoline di vetro, non nel vetro. Scusami. Che bellezza. Manco stringere me li fa. L'ultimo vasetto. Eccoci. E alla fine ne sono venuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vasetti. Non e c'è... allora, 2 kg di albicocchi e 700 di zucchero. E vengono 7 vasetti di queste dimensioni qua. Oh, precisi, eh? Perché la questo molto bello. A occhio. Certuno la mettono sotto sopra, no? Ok. Io no, la metto caldissima. Stritta, qua. E poi coperte. Questa è una fase importante. Devono essere coperte bene. Ok. Quanto deve stare lì, riposata? Più di 24 ore. Ok. Coperta. Abbiamo finito. Abbiamo finito, abbiamo pulito tutto. Ma sei stata un razzo. Abbiamo, oh! Io sono l'assistente. Tu sei l'assistente. Tu, quello che mi dici io faccio. Io sono il manovale. Abbiamo fatto questa ricetta. Fateci sapere se vi è piaciuta, se la farete. E fatela perché è facile. È facilissimo. Non è che ci vuole... Così più che altro è un buon metodo per non buttare la frutta. Perché la frutta che poi magari uno non riesce a mangiare... Uno si fa la marmellata, certo, e dura anche mesi. Anche con un chilo, di abricocchi. Ebbene, due che vasette. Bellissimo. Per cui, grazie a tutti. Tanti saluti. Ciao. Iscrivetevi, mettete mi piace e commentate il video. Certo. Saluti dalla nonna Pina e Luigi. Arrivederci, pioggia e basta. Avete un'altra ricetta. La nonna si va a riposare. Ecco, un po' di riposo. Ciao. Ciao.